Nella partita contro Avellino sarà perché, appunto, come dicevi giustamente, le percentuali sono un po' crollate da fuori. Jackson forse ha cercato più soluzioni attaccando il canestro, sfruttando anche qualche amnesia difensiva di Avellino che c'è stata. Pensi che questa non sia una metamorfosi, perché comunque attaccare il canestro è nelle sue corde? Pensi che stia diventando quasi una prima opzione per lui quando c'è questa possibilità, anche perché si è dimostrato anche molto efficace quando ha deciso di buttarsi dentro? Si buttava dentro sui pick and roll anche lo scorso anno, però lo scorso anno grazie a cielo poteva distribuire i suoi tiri o con penetrazioni o con tiri da fuori. Nella partita di Avellino, visto che il tiro non gli andava, giustamente ha optato per l'opzione B, quella di attaccare il ferro, però principalmente JJ è un tiratore, speriamo che ricominci ad essere non solo un tiratore ma uno che tirando fa canestro.